che entra sul rettilineo delle tribune. Spina Duke parte discosto dalle ali della stessa, prende velocità l'autostart. La chiusura delle ali e lotta per il comando con Sylvie Rock, che però viene attaccata all'esterno da Surriento, Surriento che cerca di scendere allo steccato con Steveio Mondi al numero 3 in corda, squalificato Surriento, ma Sylvie Rock cerca di respingerlo. Primo riferimento cronometrico in 15:04, ma Surriento completa il sorpasso, scavalca Sylvie Rock e si sistema al comando Steveio Mondial in terza posizione. Cavalli che ora vanno a rifinire i primi 400 metri di corsa in 30:06 da parte del leader, che ha ripreso in mano Surriento, Sylvie Rock, Steveio Mondial, Sparvera Buzia, più staccati gli altri concorrenti, con attacco della seconda piegata 600 in 45:07 abbondanti da parte del leader, con Surriento e Gaspare Loverde che controllano la situazione. Sylvie Rock però non lo perde di vista neanche per un secondo e ne segue attentamente le mosse. 1-1 e 1 il passaggio agli 800, cavalli che ora vanno a transitare davanti alle tribune con Surriento che continua a comandare le operazioni di questa seconda corsa. Sylvie Rock, Steveio Mondial ha preso la via del largo, la risalita Spina Duke nel frattempo a chiudere il gruppo Sandro FP. Il primo chilometro viene rifinito dal leader in 1:16:09, staccato Sabino BLV che è finito a tabellone, con la frazione ora da parte del leader in 16:07, non ci sono variazioni, con Spina che se la sta facendo tutta di fuori, si affaccia dalle retrovie al largo anche Sandro FP con sempre Surriento a menare la danza. La frazione da parte del leader in 15:03, improvvisa accelerazione da parte di Gaspare Loverde, ma Sylvie Rock non lo perde per un attimo di vista, lungo arroccato lungo i birilli, cede improvvisamente l'avanzata da parte di Spina Duke, il miglio in 2:04:01 abbondanti da parte del leader con 15 di frazione. Ora Sylvie Rock sposta dalla corda per cercare di andare ad attaccare Surriento all'imbocco della dirittura di arrivo, con Surriento che però cerca di scappare via. Ci prova Sylvie Rock che va a sprintare. Sylvie Rock va cattivo su Surriento, va cattivo Sylvie Rock. Sylvie Rock passa e chiude la partita nei confronti di Surriento e di Steveio Mondial, terminati nell'ordine 2:49 il tempo totale, 1:16:06 ragguagli al chilometro. L'ultimo quarto in 32:15:06, addirittura di arrivo, la vittoria per Sylvie Rock, 2:29 la quota, i colori della scuderia Sant'Eusebio, Tiberio Cecere al training e Racca alla guida. Andiamo a rivedere il replay con l'arrivo di Sylvie Rock che va a giustiziare Surriento nei pressi del palo. Terzo arrivato il 4 di Steveio Mondial, 1:07:04 il probabile ordine d'arrivo numerico ed ufficioso alla seconda corsa dall'ippodromo d'Abruzzo. La linea può tornare senz'altro a Emanuele Cardona per